Grazia. Birichina. Birichina. Welcome, ciao Donato. Ciao Noi tesoro. abbiamo iniziato questa trasmissione ridendo, sorridendo, che è la cosa più bella che possiamo fare. Allora, Ah già, condivido. ora anche a me. Allora, dunque siamo su Facebook. Eccoci qua. Voilà. Eccoci qua. Ci sono Ok, un secondo, persone. se lo cambio. Ti sei bloccata. Allo? Berlino chiama Luxor. Luxor rispondi? No. Luxor non risponde. Come facciamo? Arriverà, dai, tornerà. No. Sono rimasto da solo, ho visto che mi ha abbandonato. Vabbè, come sapete, dal deserto è sempre un po' una surprise. Eccola, vedo che sta riapparendo. Eccomi Ecco. qua, era uno scherzo per provare subito il coraggio del warrior del mio caro Moonchild. Io dovrei essere abbastanza allenato, visto che lo indosso ogni 3 anni. Allora, benvenuta Laura, benvenuta Paola e benvenuta Katie. Ciao a tutti, ciao Donato. Come sempre sapete che io se non faccio gli scherzetti non sto bene. Ho anche baciato, guarda, Anche verso lo schermo che ci divide. baciato, davvero? Bacio anch'io. No, dall'altra parte, scusami. Un po' birichinati. Ciao Angela, allora, benvenuti, benvenuti. E allora, come Ciao. sempre sapete che noi vi cerchiamo di condividere le nostre visioni per quelle che riguardano le onde dello Solkin Maya Galattico. E oggi è l'inizio della nuova onda, il guerriero giallo magnetico, dandovi semplici informazioni, semplici visioni, semplicemente, di quello che ci arriva, ok? Non vogliamo entrare nei particolari perché vorremmo lasciarvi ricevere, no? Quello che vi arriva, come sempre, ed è questo quello che vorremmo. Vorremmo che qualsiasi persona, sia persone che conoscono bene lo stalking o meno, possano riceverlo, anche persone che non ne sanno assolutamente niente, non sanno che Esatto. cos'è. Quindi questo è il nostro modo. Io sapete che canalizzo tramite gli oracoli, gli oracoli egiziani, e invece il nostro Moonchild, lui che è una expert della Solkin Maya, ci racconta invece l'onda giorno per giorno che cosa succede, no? E quindi benvenuti, benvenuti. Com'è andata l'onda della notte, mio caro dragone? Io ho avuto una totale inondazione di messaggi onirici continui, pazzeschi, veramente incredibili. Secondo me ho veramente snodato parecchio lungo questa onda. Bene. Bello, bello. Bene, bene. No, infatti c'è stata proprio un'attività onirica potente per tutti, credo, perché almeno anche tutte le mie persone mi hanno riportato grandi sogni, vero Angelina? Tanti sogni, tanti sogni.
Sì, Quindi poi molto bene. veramente vividi. Quindi molto bene, adesso qui entriamo invece nel colore giallo, ciao Anna, nella Warrior che io adoro. So che voi dite che io le adoro tutto, ma non è vero che le adoro tutte, però il Warrior, sì, È perché adori me, diciamo che. perché adori me. Una parte di Fatemi la me. seconda domanda, domanda numero 2. Una Stasera parte siamo di me. personalmente molto più scimmioni del solito, ma ci sta, perché con 2 anni fa mi è successo qualcosa di molto meraviglioso che si è manifestato proprio col guerriero giallo, quindi ci tengo moltissimo ed è qualcosa che sento molto che in questo momento sia assolutamente in linea con tutto quello che sta succedendo, tutto quello che abbiamo passato, tutto il lavoro sporco che è stato fatto, tutto quello che è stato visualizzato. E in questo momento questo guerriero ci chiede il coraggio e credo che in questo momento, almeno per quello che si sta muovendo vicino a me, insomma, e alle persone che sto seguendo, ci vuole veramente molto coraggio, no? Coraggio di essere se stessi, coraggio di credere in sé, il coraggio di andare avanti per quello che è la nostra verità. Quindi il guerriero che è? Il guerriero ha questa spada di luce, è il guerriero di luce. Quindi andate avanti, come vi dico sempre, credete semplicemente nella vostra voce, procedete andando avanti per la vostra voce. Quindi portate quella spada assolutamente nella vostra vita, ma non per fare la guerra, perché non dobbiamo più fare le guerre. Non c'è più bisogno di lottare, ma c'è semplicemente bisogno di stare e di seguire se stessi, no? E di rispettare gli altri. Questa è la cosa più importante che si sta muovendo, no? E questo guerriero proprio in cui arriva in questo momento, questo suo grande modo di essere e che andiamo a scoprirlo oggi, che cosa ci vuole dire questi prossimi 13 giorni. Allora io inizierei sempre con l'affermazione del Kin di oggi, del guerriero magnetico, incominciando ad entrare un pochino in quello che è l'energia di questo guerriero per andare a scoprire quali sono le nostre visioni e quali sono i messaggi che iniziamo a condividere con voi. E quindi vi chiedo di fare un grande respiro con me, di entrare in questa affermazione che è io unifico per interrogare, attraendo il coraggio, sigillo l'output dell'intelligenza con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Grazie, un grande respiro. Quindi entriamo in questo Warrior e che ci chiede di farci delle domande, no? E di avere il coraggio di attraversare tutte quelle nostre paure, quanta paura abbiamo in questo momento, no? Quel buio che siamo stati davanti a noi. Quindi non abbiate paura, ma andate oltre, proseguite, perché tutti noi siamo molto coraggiosi. Anche se voi non ci credete, siamo tutti molto, molto coraggiosi. Vedete, oggi parlo dalla mia meravigliosa Magic Room, vedete che ci sono tutti i miei esseri intorno. Sì, Angela, pazzesca, sì. Andiamo a vedere che cosa ci vuole dire questi prossimi 13 giorni. Allora, guardate, mi viene già da ridere perché è meraviglioso tutto questo, perché l'essenza dei prossimi 13 giorni ci dice questo, che c'è una nuova strada dove noi possiamo seguire veramente il nostro spirito, la nostra voce, quello che è dentro di noi. Ed è una strada che è assolutamente perfetta per noi, ma anche una strada che noi abbiamo scelto per come andare avanti, come per evolverci, no? Per continuare. E che cos'è questo guerriero? Come vi dico sempre, noi siamo in viaggio, in un grandissimo viaggio in questa incarnazione, no? E andiamo sempre incontrando luoghi diversi, situazioni diverse, no? Come se ci spostassimo, no? E quindi questo guerriero ci dice in questa essenza che
di continuare a credere in quella strada che stiamo facendo. Ciao Alessandra. E di affrontare le nostre paure, di lasciare andare tutti quegli attaccamenti che abbiamo, tutte quelle paure, tutte quelle corde che ancora teniamo, quel controllo che teniamo su tutto. In questo momento, questo warrior ci chiede di mollare tutto, di credere veramente in qualcosa di più grande, di credere che quella strada che stiamo iniziando a percorrere, una strada che è assolutamente in connessione tra il cielo e la terra e che è esattamente la nostra. Voi potete scegliere dove camminare, ricordatevi questa cosa, è molto importante. Noi abbiamo la scelta di dove dover camminare. Vediamo un po'. Eccoci qua, pronti via. Allora, oggi intanto guerriero giallo magnetico, il primo giorno, è come se noi ci potessimo dare il permesso di riconoscere quante conoscenze abbiamo, quanti doni abbiamo, quante cose noi sappiamo fare e quante cose stiamo portando intorno a noi e quanta abbondanza c'è intorno a noi. Questo guerriero ci chiede di guardare tutto questo. E di rimanere morbidi in questi 13 giorni è quello che ci viene richiesto proprio perché dobbiamo affrontare tutto ciò che a noi fa paura da morire. Cioè i nostri mostri che abbiamo nell'armadio, i nostri zombie escono tutti in questi 13 giorni. Quindi ci chiede però di rimanere morbidi, ci chiede di essere come dei giunchi e lasciarci muovere, vedere un po' cosa si sta muovendo intorno a noi. Ok? E ci chiede di credere fermamente in noi stessi, quello che vi ho detto prima. Questo guerriero dice: credi nella tua parola, porta la tua parola nel mondo. Non ti preoccupare se le persone ti ascoltano o non ti ascoltano. Sii certo di quello che tu porti, della fedeltà a te stesso. E allora lì potrai unire veramente tutte le dimensioni, tutte le realtà, tutto quello che è nella tua vita, quello che tu vuoi portare, quello che vuoi creare nella tua vita. E ti troverai veramente al centro dove ti renderai conto che hai tutto a disposizione, quindi quel viaggio di quel guerriero con quella spada, voi lo potete tranquillamente continuare a fare perché voi se avete bisogno di qualcosa ce l'avete tutto intorno a voi, non avete bisogno di andare fuori, cercare, non siete nelle mancanze, avete tutto intorno, rendetevi conto di quanta abbondanza c'è intorno a voi. Okay? E c'è da portare un equilibrio però in tutte le nostre aree, no? È come se dovessimo un po' riordinare, portare balance quello che abbiamo intorno, quello che noi vogliamo fare, no? Quel coraggio ci chiede di portare prima un pochino di ordine intorno a noi e si apriranno tantissime strade intorno a noi, tante strade dove però ci chiede che cosa? Di camminare in assoluta leggerezza. Un po' quello che facevamo io e il dragone all'inizio, che ci siamo un po' presi in giro, lo prendevo in giro prima di iniziare, voleva fare il serioso, voleva fare quello che non parlava, che non sorrideva, invece l'ho fatto iniziare fisciandosi dal ridere, ovviamente, perché sapete che sono scimmiona e quindi bisogna fare questo. E quindi bisogna essere molto leggeri, perché per trovare la strada giusta, per portare la vostra parola, per continuare a camminare con quella spada di luce, e credere nel coraggio, avere il coraggio di continuare a camminare, bisogna che noi siamo leggeri, non abbiamo bisogno di portare pesi, non abbiamo bisogno di appesantirci, abbiamo bisogno di essere leggeri perché abbiamo tutto dentro di noi, è tutto nel nostro interno e c'è una grande ricerca in questi 13 giorni. Ma ciao amore mio, la mia Ollin. Ciao, ciao. E c'è bisogno di fare una grande ricerca perché in questi 13 giorni, per avere quel coraggio, per rimettere quelle basi bene giù e che siano ben piantate affinché noi possiamo costruire, come vi dico sempre, il nostro building, la nostra costruzione, noi dobbiamo portare a fare una ricerca. Ciao Hollin, dice ciao Cyril.
e dobbiamo fare una ricerca proprio per mettere giù bene quelle basi. E quindi guardate bene dove mettete i piedi, fermatevi se non siete sicuri, fatevi le domande giuste, che cosa posso o non posso fare, perché a metà di questa onda ciò che è richiesto, sapete come ve lo dico mai questa volta, però ve lo dico, è importante. A metà di questa onda, i primi giorni voi vi renderete conto, prima settimana, di quante cose intorno a voi, siete ricchi e di quante cose avete per affrontare le cose con quel coraggio. E a un certo punto vedete basi e dovete metterle giù guardando bene cosa volete creare e che cosa volete fare. Questo è assolutamente molto importante. E dovete proprio rimanere anche ad osservare come si muovono le cose. Rimanete veramente nella vostra centratura, ma ben con tutte le antenne aperte, con tutte le antenne sveglie. Quindi guardate cosa si muove e siate veramente pronti per affrontare, per saltare quella prova che vi si presenterà. E andate proprio dentro l'essenza. Questi 13 giorni servono per entrare nell'essenza, per andare veramente dentro. Totalmente. E cosa vi ha richiesto? Il coraggio. Il coraggio di che cosa? Il coraggio di essere voi stessi, il coraggio di mostrarvi alla luce del sole con quella spada. Io mi mostro sotto il sole, non ho paura di far vedere chi sono. Sono questo. Io sono me stesso. Non mi interessa essere la copia degli altri. Io sono me stesso. Okay? E a quel punto voi potete iniziare un cammino. Un cammino che è assolutamente vostro, dove potete decidere che cosa volete andare a scoprire con quel coraggio, qual è quella cosa che volete scoprire con quel coraggio. E cambierete moltissimi, vi renderete conto che l'ultimo giorno dell'onda voi avrete cambiato tantissime attitudini, avete cambiato tantissimi modi di pensare, se vi lasciate guidare da questo grande guerriero. Che veramente con quella spada vi apre lo squarcio per poter camminare con il vostro coraggio. È veramente molto importante e lasciate cambiare delle opinioni, non è che dobbiamo pensarla sempre nello stesso modo, possiamo anche cambiare, possiamo, perché siamo cambiati, non siamo più quelli di prima. Quindi diamoci il permesso di credere in noi stessi, di credere alla nostra voce e che quel coraggio e tutti quegli attaccamenti possono sciogliersi e semplicemente ascoltatevi, ascoltate la vostra voce. Vediamo quali sono gli aiuti per questi 13 giorni. Guardate, scusate se ce la posso fare, l'amore è grandissimo. E la conoscenza, quindi la Dea prepara il suo elisir da darvi per poterlo bere. Che cosa dobbiamo affrontare? Guardate un po' che c'è qui, qui c'è Set, la nostra ombra che ci fa un po' gli scherzi, no? Ma che dobbiamo integrare, ci dobbiamo andare insieme. E chi vi aiuterà sarà il Anubis, che è il maestro del cuore, che vi accompagnerà. Prendendosi cura del vostro cuore, che sapete che è fondamentale, e in alto c'è Waget, il grande serpente, quello che può fare tutto, ricordatevi. Quindi è veramente un grandissimo elisir, un grandissimo mix che ci permetterà di arrivare veramente all'essenza e di integrare moltissime cose, se ce lo permettiamo, ovviamente. Vediamo con le carte del Sole e della Luna della All-In. Qui Mercurio, io scelgo. La scelta è vostra, ricordatevi. Con questo, ciao Marina, con questo grandissimo warrior, noi abbiamo la possibilità di sceglierci e di sceglierci coraggiosamente, semplicemente, come vi dico, di guardarvi, guardate chi siete. Soltanto a voi stessi dovete dirlo, ma guardatevi, no? E riconosciamo chi siamo, abbiamo il coraggio finalmente di guardarci, di andare al di là di quello specchio in tridimensionale e avere il coraggio di riconoscerci meravigliosamente belli come siamo. Bene.
Grazie, adesso vi leggo il poema, come sapete sempre, che è meraviglioso, ed è Io sono l'esploratore, codificato dal guerriero giallo. Il mio numero è l'8 raddoppiato, la risonanza elevata armonica del 16. Io sono l'esploratore della matrice radiale per il potere dell'intelligenza. Io taglio l'ignoranza del mondo illusorio, seguendo i segni lasciati dal trasformatore dei mondi. Io vedo vie non ancora viste da altri. Il mio spirito impavido cancella gli ostacoli lungo il percorso, in modo che altri possano seguire sentieri di intelligenza in crescita, indossando le insegne del quinto sole. Io traccio le orme dell'antico profeta sino al tempio che racchiude la casa della notte cosmica. Io sono il pioniere del futuro. Tutti i sentieri io li apro ed investigo nel nome della scienza cosmica. A qualsiasi via il sentiero possa condurre, là vi sarà sempre un altro tesoro di conoscenza da conoscere da capo. Conoscere me è bandire la paura e vedere il vostro vero volto chiaro e luminoso. Quindi lasciatevi guidare da questo meraviglioso warrior, lasciate che lui squarci con quella spada la strada affinché voi possiate vedere veramente la vostra verità e possiate veramente vedere ed essere semplicemente voi stessi. Io vi auguro di trovare voi stessi, vi auguro di guardare quant'è la vostra bellezza, perché ognuno di voi racchiude veramente dei doni meravigliosi e una bellezza splendida. Quindi non siate le copie di nessuno, siate semplicemente voi con la vostra voce, con il coraggio di tagliare i veli e mostrarvi per quelli che siete. Grazie. Vi voglio bene. A te, Dragons. Grazie tesoro, bellissimo. E infatti sì, proprio la bellezza che raggiunge della stella, il guerriero, quindi perfetto, veramente. Dunque, allora, questa è l'onda numero 16, non a caso che è proprio il numero del guerriero, il guerriero nella sua prima manifestazione, che è quello elettrico, e il colore ovviamente è il giallo, che richiama a sé proprio tutta la forza, la maturazione e la fioritura, quindi tutto ciò che andiamo a raccogliere, che abbiamo prima seminato e di cui abbiamo avuto cura. La colonna è la numero 10 dello Zolk'in e quindi richiama diciamo il manifestare, manifestare poi la compassione che è quella tipica del cane bianco. E il guerriero poi cosa fa? Ovviamente si interroga e utilizza la propria intelligenza per trovare delle soluzioni, per trovare quella fierezza e quel coraggio di agire proprio dal cuore, perché il coraggio è proprio il cuore che agisce. E lui insieme poi come anche il suo colore, la cromatica chiude e quindi perché essendo l'ultima cromatica partendo dal rosso, poi c'è il bianco, il blu e il giallo, quindi chiude e porta a casa, cioè come dire porta i risultati, porta i tesori e tutto ciò che ha scoperto in esplorazione li porta per la tribù a casa, ecco. E quindi deve garantire, deve provvedere al sostentamento, deve apportare questo, proprio questo cibo che non è soltanto intellettivo, ma è anche spirituale e ovviamente anche oggettivo quando serve. Questi sono i tesori che il guerriero può e deve assolutamente ambire e andare a conquistare. Quindi è come, non so, lanciare proprio la freccia, una freccia che deve seguire assolutamente, andare oltre, ecco, al di là della zona comfort, dove appunto è possibile trovare le soluzioni per salvare se stesso e anche scoprire
che è appunto il percorso e la domanda giusta, le domande giuste che si pone equivalgono già all'ottenimento di questo grande bottino, di questo grande tesoro, che non è altro appunto che il traguardo, che è l'arrivo e quindi la freccia, diciamo, il viaggio per arrivare a questo obiettivo è già di per sé una vincita, è già proprio, cioè lì dentro in questo percorso c'è già tutto diciamo il tesoro contenuto insomma in questo viaggio di andare proprio in avanscoperta, fuori dalla zona comfort. E, per fare questo appunto utilizza l'aiuto e il sostentamento diciamo planetario del suo alleato che è la Notte Blu, da cui fra l'altro proveniamo adesso come energia dell'onda passata, che è governato anch'esso da Saturno come il guerriero, e poi accetta la sfida e quindi anche il potenziamento che ne ottiene dell'opportunità appunto di ottenere e di portare questo equilibrio e di pareggiare i conti con il potere appunto illimitato della morte, che è l'allacciatore dei mondi, e poi ovviamente sfrutta anche la forza vitale, che è quella occulta, nascosta, che genera proprio la resilienza, ed è proprio seguendo l'istinto primordiale di sopravvivenza del serpente, il serpente rosso che è sotto all'occulto. Esso poi durante poi il resto del suo percorso incontrerà e se diciamo accetterà questa sfida per evolversi navigando e riscoprendo la magia della sincronicità insieme alla Terra rossa lunare. Attiverà poi un servizio di riflessione per portare quell'ordine a quell'infinito rimbalzo proiettivo che lo specchio elettrico poi ci propone e ci stimola. Dopodiché ricompone e autorigenera se stesso rimanendo centrato e calmo, attendendo con la pazienza appunto che il caos esterno possa cambiare la situazione e lo scenario facendo pulizia grazie alla tempesta blu autoesistente. Proseguendo, poi si illuminerà illuminerà diciamo se stesso interiormente e il cammino esterno con la vitalità proprio l'infallibile luminosità del sole, il sole che irradia intonante appunto la giusta direzione, la giusta causa da prendere per il bene diciamo comune. Poi rinasce nutrendo se stesso con questi nuovi equilibri che ha ottenuto, tornando alla originaria essenza del suo essere con il drago ritmico rosso. Poi proseguendo si arriva proprio a sintonizzare e a rimanere nell'ascolto di quello che vibra dentro il suo cuore, cercando di captare il messaggio che dall'alto del proprio spirito cerca di far discendere, quindi comunicando e cambiando, riportando ossigeno laddove deve essere portato, insomma, e quindi un messaggio molto molto profondo spirituale grazie al vento. Questo qui è il vento bianco risonante, quindi siamo nel cuore dell'onda. Dopo va integrando e radicando per riarmonizzare appunto tutta questa abbondanza che dal sogno, quindi dal regno onirico, ha sviluppato questa grandissima intuizione e quindi con la notte blu galattica ottiene queste visioni, queste risposte anche attraverso
la fase onirica e simbolica. Poi, proseguendo, realizza quale intenzione, diciamo, lo muove a raggiungere il proprio bersaglio, quindi per ottenere quel grandissimo bottino, quei grandissimi tesori insieme al sole giallo solare che lo aiuta appunto a illuminare tutto questo e rendere appunto più facile il raggiungimento. Dopodiché, dimostra e perfeziona la sua forza, incommensurabile che, come dicevo prima, grazie a seguire il proprio istinto del serpente, lo mantiene in vita perché appunto lo rende sveglio e attivo e pronto di riflessi per poter proteggere e difendere se stesso, con il serpente appunto planetario. Dopo, arriverà, ad annientare, a alleggerire, proprio alleviare, diciamo, la propria coscienza, da quest'illusione che è poi uno spauracchio, un tabù molto grande, che non è a caso proprio diciamo, la sua sfida primaria, che è la paura della morte, la paura della fine, la paura dell'impermanenza, quindi rendendosi cosciente e diventando quindi un eroe immortale, perché vincendo appunto quella più grande paura che attanaglia l'essere umano, noi conquistiamo assolutamente la libertà di poter agire, di poter sperimentare, di poter arrivare dove vogliamo, ecco. Dopodiché ringrazia e celebra appunto ciò che fino a qui ha ottenuto e ciò che fino a qui è riuscito a portare, diciamo, intellettivamente a conoscenza, per poterlo poi condividere, tutta questa guarigione che ha ottenuto attraverso appunto la conoscenza di ciò che prima era ancora inesplorato e quindi ora lo può condividere universalmente, grazie alla mano infatti cristallo, la mano cristallo blu. E poi niente, poi c'è l'arrivo che appunto lo aiuta a trascendere, perseverare, la propria forza, diventare pura bellezza in creatività e in emanazione, diventando quella stella che brilla cosmicamente ed espone in toto se stesso e le sue doti, le sue armi più belle e più creative, che ancora non aveva scoperto, che ha ottenuto lungo questo viaggio. Quindi ora in fierezza proprio si libera e libera la propria espressione, è libero di realizzarsi e dimostrare quanta bellezza si nasconde, quante volte ci nascondiamo dietro questo scudo e siamo in difesa, e utilizziamo questa spada senza in realtà ragioni di cuore, perché comunque dietro a tantissima anche brutalità, tantissima paura che a volte scatena appunto questa brutalità in noi, anche lì si cela e si nasconde una mancanza di è un trauma di amore, c'è tanta delicatezza anche lì dietro che va assolutamente guardata e portata in luce, ecco, con amore, accettando tutto quello che è stato, ecco, e cercando appunto così poi di esprimerla, di chiederla e di sentirsi assolutamente e naturalmente vulnerabili, ecco, e poter quindi esternare e abbellire tutto quello che ci circonda, ecco, nella nostra verità più pura. Benissimo, perfetto, siamo arrivati alla fine. Adesso vi leggo anch'io la mia version del poema galattico del Guerriero Giallo, che è infatti numero 16. Numero 16, eccolo qui. L'esploratore, Guerriero Giallo. Io sono l'esploratore, codificato dal Guerriero Giallo. Il mio numero è il doppio 8,
l'alta risonanza armonica del 16. Io sono l'esploratore della matrice radiale. Grazie al potere dell'intelligenza, io fendo l'ignoranza del mondo illusorio, seguendo i segni lasciati da colui che cambia il mondo. Io vedo vie non ancora scoperte da altri. Il mio spirito, senza paura, mostra gli ostacoli sulla via, così che gli altri possano seguire sentieri di crescente intelligenza. Indossando le insegne del quinto sole, traccio i passi dell'antico profeta verso il tempo che racchiude la casa della notte cosmica. Io sono il pioniere del futuro. Ogni sentiero lo apro e lo studio in nome della scienza cosmica. Qualunque sia la direzione del sentiero, ci sarà sempre un altro tesoro di conoscenza da imparare di nuovo. Conoscere me è eliminare la paura e vedere il tuo vero volto luminoso e chiaro. Bello. È così. Grazie Grazie Dragone, grazie, 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 a tutti voi, grazie a te e speriamo grazie. Grazie di. a tutti, quindi coraggio, coraggio, coraggio. Sì, Ma ce andiamo a l'avete scrivere. tutti, io lo so che tutti ce l'avete il coraggio. E non abbiate paura, dissipiamo piano piano quelle paure che ancora ci tengono legati per renderci liberi. Quindi grazie, grazie mille, grazie di seguirci e alla prossima onda. Un Un bacione, un abbraccio, buon percorso. bacio a tutti. Ciao. Grazie, grazie Buon a tesoro tutti. e molti tesori. Buona, buona onda, buona onda, buona onda, buona onda, buona onda a tutti. Buona Ciao, onda. ciao, Dragone. Ciao, ciao a tutti. Buona onda. Ciao, a presto.